Nel buon avvio della partita, infatti, è Galli ad essere impegnato severamente. E questo testimonia della prontezza tattica dell'Ascoli, che dice a tutti di essere venuto a Firenze per fare il risultato. Ma al 23esimo subisce il gol di Pulici, subentrato a Pellegrini infortunato. E sullo scampato pericolo del 31esimo, portato da Socrates, l'Ascoli agguanta il pareggio. E al 32esimo, infatti, il capolavoro della combinata Dirceu-Vincenzi.